Fine del mese di marzo a Genova i campionati mondiali delle pesto. Questa sera vi faremo scoprire da dove arriva il basilico che sarà utilizzato per quella competizione e poi ci chiederemo se è possibile fare farinata, farinata vera nel solco della tradizione, a bordo di un mezzo mobile sfruttando la legna. Tutto questo in viaggio in Liguria di stasera con tante altre sorprese parlando di Fiera del mare di Genova, parlando di salute, parlando ovviamente anche di tanti blog senza dimenticare la partita dell'Expo 2015. Buonasera da Viaggio in Liguria, una trasmissione scoppiettante almeno per le premesse con tanti aneddoti nel corso di questa puntata. Come sempre le presentazioni di chi eh, servirà. Questa cena e poi ovviamente di tutti i comensali. Ma partiamo subito dai fornelli perché questa sera il ristorante arriva da dove? Buonasera. Buonasera, da Santa Margherita Ligure. Quindi dal Levante, da Levante Ligure. e Buonasera. si appresta a fare una cena a base di. Prepariamo un menù a base di basilico per, per onorare il basilico genovese, dopo del signor Calcagno, dall'antipasto al dolce. E allora, diciamo il nome dello chef, intanto il nome dello chef è Raffo Angelo. E il nome invece della, del ristorante del ristorante Oca Bianca di Santa Margherita Ligure. Lei ha detto il signor Calcagno. Già intravediamo, e i nostri telespiratori che ci seguono settimanalmente sanno cosa significa calcagno, perché è un marchio nel settore del basilico, assolutamente affermato. Non solo a Cele Ligure da. Dove proviene, già ospite a viaggi in Liguria, ma Paolo Calcagno è qui con noi. E allora, che dire? Tutto questo verde già l'abbiamo inquadrato. Che stagione è per il Basilico? Ma, buonasera. buonasera a tutti, eh, ci aspettiamo, una stagione migliore dell'anno precedente. Svegliamo subito uno dei tanti aneddoti di questa serata, il basilico utilizzato per i campionati del mondo di Genova a fine mese arriverà 29, da quelle serre. Il 29 di, di marzo e verrà prodotto nella nostra azienda che facciamo sponsor dall'inizio e oggi possiamo vantarci anche di, una, di un premio in più perché abbiamo ricevuto il premio come azienda produttrice con eh, scaldamento a biomasse, che poi spiegheremo. Sicuramente sì, intanto andiamo a vedere proprio la targa con l'aiuto dei nostri operatori, la targa al centro della nostra tavola che immortala proprio quello che è un grandissimo successo, un grandissimo vanto per la vostra azienda, ma per tutta l'economia. Il premio come categoria biomasse, eh, un qualcosa che inorgoglisce un po' tutti. La riviera di ponente. Sì, specialmente in questi momenti. Purtroppo che ci sono altre voci. Noi cerchiamo come altre aziende di portare. Eh, minore inquinamento nella produzione dell'alimentare certo. che se, dobbiamo produrre sempre di più. Ne parleremo in questa serata il resto degli ospiti, allora come sempre con la presentazione che va da una parte all'altra del nostro tavolo vi dicevo parleremo anche di Fiera, Fiera di Genova in questa nostra serata e allora ci fa particolarmente piacere presentare l'amministratore delegato della Fiera di Genova, Antonio Bruzzone. Buonasera. 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 Tanti gli eventi, ovviamente parlando di Fiera. In questo momento, con la primavera che avanza, il pensiero è proprio quello. Chi è primavera? Dal 28 di questo mese al 6 di aprile riapre questa, tra questa tradizionale manifestazione fieristica che da sempre caratterizza un po' il nostro calendario insieme al sole nautico. Ne parleremo in questa serata e parleremo, come già abbiamo fatto da diverse settimane, di blog, di internet, di Facebook, di Twitter, di tutte quelle diavolerie moderne. Cercheremo di capire anche quanto possono servire in chiave turistica, ma soprattutto con lei che è una... Ligure, trapiantata in terra milanese, cercheremo di capire come la Liguria è vista dagli occhi lombardi. Una collega, una giornalista, una blogger, Barbara Sgarzi, buonasera. buonasera ciao, buonasera, ciao. Come siamo visti a Milano? Ma guarda, molto meglio di quanto pensiamo. Io ho fatto Finalmente delle scoperte un bellissime. Un positivo. Sì, ho fatto scoperte bellissime, ci amano, nonostante i nostri difetti, Vabbè, li abbiamo, li hanno tutti. E quindi no, è una cosa molto bella, ho trovato molto calore. E poi c'è una lobby Liguri a Milano non indifferente, per cui quando ti senti fuori casa sai sempre che andare a, a trovare per sentirti meglio. Non guasta mai parlare di salute a tavola, e lo faremo allora con Francesco Berti Riboli, amministratore delegato di Villa Montallegro. Buonasera. 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 Già ospite, parleremo di tante iniziative che ruotano intorno alla vostra realtà. Ricordo il libricino, anche in dialetto, Ricordo, eh, quello che state facendo a Palazzo Ducale. Che momento è per voi? Ma un momento dal punto di vista, diciamo, imprenditoriale mh, sopportabile. Dal punto di vista promozionale sicuramente stiamo apprestandoci a lanciare una serie di prodotti e quindi con la nostra campagna promozionale dedicata a salute, benessere e a tavola, sicuramente visto il successo del primo evento dello scorso 6 marzo, sicuramente un momento positivo. Parleremo anche di questo stasera. Ma come sapete, come sanno i nostri telespettatori, Viaggio in Liguria da qualche settimana a questa parte ha riscosso un grande successo per la nuova iniziativa lanciata proprio all'interno della nostra domanda. Il più veloce ogni settimana risponde al quesito posto dal nostro cucinosofo, la settimana successiva è qui in mezzo a noi per gustare i piatti offerti dai ristoratori che si alternano nel corso della trasmissione e soprattutto per provare che effetto fa stare davanti alle telecamere. Noi lo chiediamo per la precisione a Flora. Zoppi vincitrice di quella domanda di due settimane fa. Ciao buonasera, Flora. Buonasera. Ricordiamola quella domanda a cui tu hai risposto. Che era stata? I funghi che nascono per primi a primavera, cioè per primi nell'anno, in particolare a primavera. Risposta che era, è stata la tua? I masin. Deduco che tu sia una fungaiola. Sì, e vado spesso per funghi, vado... Più spesso a settembre, quindi diciamo che i masin eh, non, non sono uno dei miei funghi insomma, che trovo più spesso. Alla però. faccia di chi dice i giovani non vanno per funghi, tu sei l'eccezione che conferma la regola, evidentemente. Buonasera anche al padrone di casa, il cucinoso, post, Sergio Rossi. Buonasera. Come sta? Passata una buona settimana? Bene, sì. Direi di sì. È in forma per una nuova domanda cattivissima, come nel suo repertorio? Ma cattivissima non credo, eh, anzi, vede che la dimostrazione è che ha risposto subito veloce, e poi ce ne sono stati tanti che ha risposto bene. Bene, la devo sì. ringraziare perché ci ha portato una bellissima ragazza questa sera. Eh beh, io non ho la facoltà di scegliere chi ci sta di là, però se succede, Penso, bene. Lei arriva ovunque, quindi che non lo escludo neanche quello. Veniamo al dunque, questa settimana chi sarà il più veloce a rispondere alla domanda di Sergio Rossi? Andrà a Palazzo Ducale perché Viaggio in Liguria la prossima settimana si sposta martedì pomeriggio, l'appuntamento a Palazzo Ducale ore 18, la registrazione di una puntata particolare che andrà in onda comunque sempre mercoledì sera con il medesimo orario alle ore 21 per un evento che sarà descritto nel corso di questa nostra puntata davvero immancabile. E allora chi risponde più lesto, per dire così, al quesito che adesso propone Sergio Rossi sarà là eh, con noi in una cornice diversa. Domanda. Periodo Quaresima, quindi eh, Genova, tradizione, Quaresimali. Perché si mangiano i Quaresimali a Genova durante questo periodo? Perché si mangiano i Quaresimali? Perché sono diventati tradizionali. Perché... Ma vuole anche la ricetta? Oh, se me la danno, magari se me ne portano due. <ride> non è che cioè, non si disdegna di mai, eh. Chiocciola, primo canale Flora. La sai la risposta, non diamola. Non lo so Ci avresti provato, via Ci avrei anche provato, sera. sì Buonasera anche a chi servirà il vino in questa serata che credo avrete capito sarà molto particolare Buonasera dunque Buonasera, Mirko Mastroianni della Cascina Feipo dei Massaretti di Albenga Di Albenga Quindi andiamo a chiudere il cerchio Santa Margherita, Celle e Albenga in questa serata e Che vini arriveranno in tavola? Un pigato Doc 2013 Un pigato Doc La Palmetta 2012 Granaccia 2012 e il passito di Pigato Labice 2012. Tutto pronto, davvero? Per partire, soltanto una precisazione, caro cucinosofo, che evento sarà quello di martedì sera a Palazzo Ducale con le telecamere di Primo Canale? Ma è una cosa un po' particolare, nel senso che tanto si parte da, da un libro del 1865, da una vecchia cuciniera, prima edizione per fare un discorso sul cibo, per anticipare un po' la storia in piazza che quest'anno avrà come tema il cibo e ci sarà anche la possibilità di assaggiare sia quattro assaggi di cui due derivano proprio da ricette della cuciniera 1865 offerti dalla Brinca di Né e due vini, due vini che sono stati scelti in modo particolare da Sergio Circella della Brinca che è un intenditore, un noto intenditore certo. di vini. Quindi è una cosa un po' particolare che poi è diventata la trasmissione. Quindi sarà e la trasmissione cosa col ancora pubblico. più particolare, aggiungiamo Rossi, è quella che è aperta al pubblico. Quindi da qui certo. parte un invito a prenotarsi. C'è tempo fino a domenica presso le biglietterie di Palazzo Ducale al costo di 7 euro. Per essere lì a gustare. Tutto quello che propone la Blink è godersi anche una trasmissione a partire appunto dalle 18.30, credo, no? Sì, 18.30. 18, 18.30, 18, 18, 18 per 18, la precisione, sì, sa 18. che i giornalisti vanno sempre un po' in ritardo, però 18 è l'orario giusto. 18, sì, esattamente, anzi... Eh... Credo che la preghiera sia quella di trovarsi lì quei dieci minuti prima in modo da partire proprio alle 18. Lo ricorderemo in questa serata, ma in cucina che si dice siamo pronti per cosa? Assolutamente sì, cominciamo con uno sformatino al basilico servito su una vellutata di grana padano e con un filo di olio di uh, olive giasca che non guasta mai. Come sempre qua bisogna andare di corsa, il cucinoso rimprovera, e il ritornello di ogni settimana, pubblicità velocissimi, pronti a ripartire con tanti servizi, tanti aneddoti e soprattutto i gusti che arrivano da, questa volta da Santa Margherita. State con noi. Serata davvero particolare, quella di stasera che unisce più sapori e soprattutto più province, ma in questa serata siamo andati oltre Appennino anche, abbiamo svalicato il confine ligure, siamo andati dalle parti di Ovada per mostrarvi un qualcosa di molto particolare, un vino molto, 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 come lo definirebbe? Biodinamico. Biodinamico, bravo Sergio Rossi, il nostro cucinosofo, ma non c'è solo la storia di un vino biodinamico da quelle parti, c'è la storia di un vino che si eh, fa invecchiare dove un tempo si nascondevano i partigiani e c'è una storia di una famiglia molto interessante, caro Sergio Rossi. Cosa più la colpisce nel servizio che andremo a vedere? Guardi, mi colpisce quello che ha detto questa persona qua, senza tanti discorsi. Io ho due bambini che giocano nella vigna. Se Do delle porcherie nella vigna mi si ammalano i bambini, quindi basta questo per dire che poi uno giudica se il vino è buono o non è buono, se vuole, però ti puoi fidare. Andiamo di corsa, andiamo a vedere il servizio, un servizio tutto da gustare con il montaggio di Dario Ricalsi. 10.000 bottiglie annue all'insegna di una parola tanto moderna quanto dalla storia antica la chiamano biodinamicità al tempo di internet stare attento a non sprecare nulla, riutilizzando tutto il più possibile raccontavano i vecchi e così da quel filo mai interrotto che percorre la campagna di Tagliolo Monferrato dove il legame della Liguria non è subito, ecco il vino biodinamico essendoci il vigneto e la casa diciamo a stretto contatto troviamo eh, così assurdo utilizzare prodotti eh, chimici che possono avere un impatto sulla salute nostra e dei nostri figli. Una filosofia che vale per la vigna così come per qualsiasi altra cultura è quella, la patria del dolcetto di Uvada, nome sotto il quale rientrano un po' tutte le produzioni. Una storia lontana alla cantina Boccaccio, lì dove un tempo si nascondevano i partigiani, oggi invecchiano i vini e la tecnologia se paragonata all'altro ieri quando tutto iniziò con i nonni viaggia comunque spedita avevamo botti di legno di rovere poi siamo passati al cemento negli anni 50 poi siamo passati alle botti di resina e poi attualmente con Roberto alle botti mi emoziono di acciaio acciaio e adesso di nuovo anche facciamo di nuovo delle conservazioni e dell'ovada di Ocg dolcetto che è la nostra diciamo particolarità e, come produzione di nuovo siamo ritornati alle botti di legno ma anche qui nel tempio del vino biodinamico il concetto resta quello di chi tutto iniziò No a forzature chimiche, sia al massimo riutilizzo di ogni aspetto della campagna, al grido unico, non sprecare nulla. E questo è il servizio che arriva d'oltre a Pennino? L'ha detto chiaro, caro cucinosofo, nessun veleno, io ho dei bambini. Sì, l'ha detto. Tra l'altro c'è una cosina, una curiosità in più, ci raccontava che gli arrivano lì i daini e robe del genere e diceva arrivano qui perché io non uso l'erbicida. Perché dove usano l'erbicida? Questi sentono l'odore e paradossalmente non ci vanno, quindi mi vengono più da me. Però, insomma, lui cerca di combattere come può. Ho provato a sviare il discorso, così almeno lei non se la prende, ma in tavola è arrivato il primo piatto di questa serata. Andremo tra qualche secondo dallo chef per farcela raccontare. Eccolo qua. Cosa vediamo e cosa ha portato? Allora, uno sformatino di basilico, suvelutata di grana padano, servito con poi un filo di olio di olive taggiasche. Possiamo allora gustarlo, buon appetito a tutti in Barba, anche al Bontong, noi iniziamo. Berti Rivoli, vedeva quel servizio, lei credo conosca molto bene le zone di Gavi, non quelle di Ovada. Sì, sono zone abbastanza simili e riflettevo sul fatto del, del, che gli ungulati vanno a pescare <ride> i germogli non, non, non trattati, così come invece i cinghiali vanno nei campi da golf e arano. <ride> i percorsi perché vanno alla ricerca appunto di eh, tanta pastura che <coughs> è quella che caratterizza i campi da golf moderni cioè quelli non trattati mentre nei campi trattati vicino non vanno il giocatore, Giocato, giocatore molto modesto eh, presidente altrettanto <ride> modesto di un circolo e piuttosto impegnato <ride> mm, giocatore modesto perché lei vuole essere volutamente modesto insomma però So che ha molta fama sul campo, sul campo verde. No, assolutamente. A Genova, chi sono i più forti? Già che siamo a tavola eh, Ce ne sono diversi. Qualche ceto, sai come si ce dice. Ne no? diversi, ce ne sono diversi che, che giocano bene. Diciamo che sicuramente c'è una, cioè una giocatrice molto forte che si chiama Isabella Calogero, che anche ha anche avuto certo. esperienze televisive e anche di adesso ha appena pubblicato un recente libro. Eh, a livello femminile eh, in sicuramente Poi sicuramente Augusto Passadore Che, che certo. è un gran golfista Enrico Vinelli è stato un gran golfista Beh, nomi, nomi di prestigio Gruzzone come se la passa sul campo da golf? No, guardo <ride> soltanto in televisione non ho, Purtroppo <ride> non ho capacità <ride> Torniamo alla nostra blogger Invece Un volto femminile in questa nostra serata Già abbiamo avviato nelle scorse settimane Le esperienze Vedo lì un aggeggio Insomma per twittare iPhone, certo. sì, il mio bambino. <ride> sempre con lei. Sempre Anzi, con te con abbiamo lei. detto. Sì, sempre assolutamente con me ecco tu ci hai dato un messaggio di speranza all'inizio della trasmissione anche in proiezione Expo 2015 non crediate che di essere visti a livello ligure come sì, che non come... ci bene anzi mm. i nostri appunto i nostri difetti le nostre così aspirità di carattere Solo che, che io moniosi. amo molto ma sì ma anche il fatto di essere un pochino così bruschi nell'accoglienza eccetera tutto sommato non, non dispiace più di tanto io ho colleghi milanesi che conoscono il centro storico non dico meglio di me ma quasi certo e parlando del pesto poi torneremo da Calcagna a farci raccontare i segreti di quel basilico, parlando del Mondiale di fine mese ci raccontavi il fatto che sarai in giuria. Sì, Roberto Panizza che è un grandissimo amico, una persona che amo molto, mi ha invitato in giuria per cui sono molto contenta di, di giudicare il pesto, innanzitutto di assaggiarne tanto <ride> e di giudicare il pesto migliore, uno dei pesto migliori. Chiediamo subito a Flora... Com'è tutto questo? <ride> Ottimo. Ci siamo pentiti di essere arrivati a Viaggio no. in Liguria? <ride> Assolutamente no. Calcagno, torno da lei. Intanto cerchiamo di eh, riportare il microfono per chiedere proprio al produttore che arriva da Cele Ligure, dopo la stagione che abbiamo lasciato alle spalle, eh, cosa significa produrre basilico nelle serre ad altissima tecnologia come voi fate eh, sulle alture della cittadina savonese. Eh, prima di tutto è un motivo anche di orgoglio di essere arrivati, dove siamo riusciti ad arrivare. Io e con i miei collaboratori. Oggi, quanti dipendenti avete alla Paola eh, Calcare? Siamo sempre sulla ventina di collaboratori. 20. Ci stiamo allargando anche, oltre che la produzione di basilico, anche di ortaggi, alcuni ortaggi che nella nostra vendita diretta certo. ci aiutano a. a Incassare, cioè fare un po' un bilancio dell'azienda migliore. Vi rivolgete eh, ovviamente sì, a privati, ma soprattutto a privati, ristoratori. I ristoratori, al mercato all'ingrosso, ai mercati generali. e Abbiamo visto che valorizzando la qualità e, e, porta i suoi frutti e veniamo apprezzati dal mondo dei consumatori. Certo, ora andremo a domandare i commenti di questo primo piatto al nostro cucinosofo. Ma prima le più belle immagini che arrivano, come sempre, dalla zona dello spezzino: il Levante Ligure. Guardiamo. Pavimentazione Ligure vi invita a visitare i comuni della provincia della Spezia. Pavimentazione Ligure, brugnato. Questa è l'immagine dello spezzino, i commenti invece al primo piatto di Sergio Rossi. Ottimo, <ride> però eh, cioè, il problema è questo. Eh, cioè, allora, o invitiamo qualcuno che fa da mangiare male, così, poi, o se no, eh, questo qui era buonissimo, ce ne fosse un altro, me lo mangerei, cosa dovevo dire? Lo spieghi un po' con la sua maestria, con la sua saggezza, allora, con la sua cultura a chi è a casa e non ha la sua fortuna? Allora, eh, chi è a casa, dico io detesto quelli che ti spiegano il piatto per un'ora e lo mangi in 15 secondi. Quindi questo forse qualcuno lo sa che mi conosce. Era bello a vedersi ed era buono a mangiarsi. Allora siccome il buono ognuno a casa ce l'ha come ce l'ha, vi garantisco che questo vi sarebbe piaciuto. Poi qualcuno di voi a casa è qui e quindi eh, meglio, meglio di così non si può. Lo domandiamo allora a Flora, i commenti a questo piatto già ci hai detto molto buono, cosa hai apprezzato maggiormente? Eh... Ma il gusto del basilico che eh, si sente certo. <ride> E anche la vellutata mh, di, 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 di grana padano certo. di, Giusto? Sì <ride> Ecco, non abbiamo parlato di te in questa video di trasmissione Tu di cosa ti occupi e da dove arrivi? Allora, vabbè, io sono di Genova Sono ingegnere edile E vado a, a Perfunghi, ai molini di Fraconalto <ride> Quindi ai confini con la Liguria, Liguria-Piemonte Bardi e... Rivoli ha fatto un'espressione su ingegnere edile: ce ne vorrebbero <ride> di questi tempi. <ride> Speriamo nella sua fortuna, perché insomma è un mestiere delicato in questo momento. Molto qua. delicato, si trova merito. lavoro? Poco, ce n'è poco in questo momento, però insomma ci si arrangia diciamo. Sicuramente sì, cerchiamo di entrare anche nel tema di quello che sarà Genova e la Liguria nelle prossime settimane parlando di Fiera Primavera Bruzzone. E allora le novità di quest'anno quali saranno? Beh, innanzitutto direi la, la cosa più importante è che iniziamo a utilizzare il sedime che sarà poi il sedime della fiera che rimarrà. Quindi, che non cambierà destinazione. Quindi, sarà una fiera primavera che si concentrerà sul padiglione S, sul palasport, sul padiglione D, che è quello piccolino, e il padiglione B, che è quello Jean Nouvel. Quindi, una promenade che accompagnerà il nostro visitatore, in, 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 oltre 450 espositori, ma che eh, darà la possibilità di, di verificare e fruire la funzionalità del nuovo quartiere fierista. Queste sono proprio le immagini eh, che hanno fatto un po' la storia di quella rassegna. Avete, ma forse non vorrà dirlo, no. un obiettivo di visitatori? Ma ormai sono consolidati 250.000 presenze, la nostra media negli ultimi 5 anni, quindi riteniamo che ci siano tutte le, le premesse per continuare un numero così importante, poi 255, 242, poco cambia. Ingresso aperto a tutti. Ingresso gratuito. E che di questi tempi vale va tre sottolineature? Ormai no, beh, diciamo che anche questa è una tradizione, nel, direi che è stato il primo anno ingresso gratuito nel 2001, quindi insomma, ormai... È tradizionale che si entra gratuitamente in fiera, anche perché poi è un modo per. Eh, è una festa che unisce la fiera alla città, no? è una po delle poche occasioni dove anche chi non ha un appuntamento business to business, certo. non ha un motivo specifico, l'occasione è per andare a vedere un quartiere che altrimenti non vedi. Dovrò fare anche il giornalista in questa serata e magari chiederle anche se da quelle parti arriverà mai uno stadio, pensi alla risposta più tardi nel corso di questa nostra serata, meglio concentrarsi sul vino come argomento eh, più immediato e allora è arrivato il primo vino di questa serata. Che vino è? Il Pigato DOC 2013 che arriva da Albenga. Albenga. Direi che, con la delicatezza del, del, del piatto, il, piga, il basilico chiama Pigato territorio. <ride> il basilico chiama Pigato, mi pare che il basilico richiami un po' tutto, caro Calcagno in questa serata che è dedicata a uno dei simboli della Liguria. Torniamo in cucina, torniamo a Santa Margherita Ligure. Per capire, visto che i nostri ospiti mi pare abbiano apprezzato tantissimo questo tre cosa ci sarà dopo? Vabbè, ah la suite sarà delle chicche di castagna. Servite con il più classico del pesto alla genovese, fatto un po' grossolano, che si senta bene il pinolo e tutto quello che ci deve essere in un buon pesto. Flora, stai attenta? Meglio qui o meglio a casa? Beh, meglio qui. <ride> Pubblicità, un secondo solo, pronti a ripartire con noi i servizi, state con noi. Immagini di Lerici per ritornare in studio e per parlare delle tante attività che vi proponiamo in questa serata, certo i panorami, certo l'entroterra, la costa, ma anche la salute, con la presenza qui questa sera di Francesco Berti Riboli, Villa, Montallegro, per parlare di tante iniziative sul tavolo. Iniziamo da quelle più recenti che riguardano Palazzo Ducale. Nella parte finale della trasmissione vedremo anche una ricetta molto particolare. Cosa state facendo da quelle parti? Ma abbiamo deciso quest'anno di, eh, diciamo di eh, affidarci a un tema che è quello di eh, benessere e prevenzione attraverso l'alimentazione, che fa un po' il seguito degli, appuntamenti, degli otto appuntamenti dell'anno scorso che invece eh, erano sempre legati al benessere e alla prevenzione ma erano caratterizzati da un percorso <coughs> culturale attraverso i musei della città. Questa volta siamo andati nel centro culturale di Genova, cioè Palazzo. Ducale, nel Salone del Minor Consiglio dove sabato, eh, giovedì 6 marzo scorso è partito il primo di questi eventi. Sabato prossimo 15 marzo ci sarà il prossimo e approfitto per invitarvi. Certo, tutti e queste sono, sono proprio le immagini che fanno riferimento sera. a quanto Berti Riboli ci sta raccontando. E, ed è una chiacchierata, diciamo, molto spettacolare, condotta da Federico Mereta che sicuramente da medico certo. e giornalista è abile e fine dicitore. Insieme a una serie di medici che però sono stati ingabbiati in un uh, <ride> proprio nel lo vediamo proprio la gabbia in cui li, li abbiamo inseriti, li abbiamo privati di qualunque mezzo audiovisivo, diapositive, cose del genere, filmati eh? e invece vengono intervistati a sprombattuto sia da uh, Federico Meretta sia attraverso la collaborazione di Francesca Baraghini che gira certo. in, in sala dal pubblico. Ci sono poi <coughs> Eh, dei, degli imprenditori eh, che si occupano di, eh, diciamo, di attività agroalimentari eh, nella prima, nel primo evento c'era Giovanni Calvini già presidente di Confindustria Genova abbiamo visto in che distribuisce eh, diciamo commercializza e distribuisce eh, frutta secca ad altissimo livello e c'era anche Beppe Oriana che ci ha parlato dell'esperienza confindustriale in Expo 2015 perché ricordiamo che appunto Expo 2015 Confindustria partner di Confindustria Beh, lì, Ricordiamo dunque il prossimo appuntamento Il prossimo appuntamento è sabato 15 marzo alle 10 del mattino questo è un appuntamento particolare alimentazione e sport prevediamo un grande afflusso di ehm, scuole e poi in aggiunta a questi sei eventi proprio dedicati alle scuole faremo due uscite in eh, due istituzioni scolastici genovesi Lui non lo dice ma è il suo costume, va a vedere tutto silenziosamente credo che sia stato anche da Berti Riboli, caro cucinoso no, cioè, sono, sì, sì, <ride> sono stato lì solo che c'è tantissima gente, è un successo incredibile infatti sono entrato, arrivato un pochino tardi, sono entrato a filo ed è una cosa che secondo me è molto bella perché la capiscono, cioè l'ho capito anch'io quello che hanno detto e quindi... Non si butti giù eh? No no ma io guardi, capisco lento, poi se capisco capisco però... Tra l'altro al suo paese a Montoggio ho visto che è successo di tutto nel fine settimana, uno che faceva legna è stato arrestato, lei non c'entra? Cioè io, diciamo la verità, io nel fine settimana stavo facendo legna e ho chiamato un mio amico di 42 anni per dirgli T'hanno arrestato, mi dice no, ce n'era un altro vicino a lui, neanche lui. Poi abbiamo saputo che era uno. Di lì che probabilmente ha fatto qualche maracchella, però. Però, a parte so i più. fatti di cronaca, che per carità devono essere rispettati, una bella notizia arriva proprio da lì, dal suo paese. Cosa fate nelle prossime settimane? Eh, Il è... Fiesco, un aperitivo nuovo, nasce sì. in Valescrivia. Sì, diciamo che c'è questa iniziativa eh, creata da, dalla regione per cui. C'è una valorizzazione del castello attraverso un sistema multimediale che prevede la distribuzione ai turisti di un tablet, e il turista facendo questo percorso che porta ai ruderi del castello dei Fieschi, eccezionale. Come Castello, come Storia soprattutto, puntando questo strumento avrà la storia che gli viene raccontata. E poi, a seguito di questo, una delle iniziative collaterali è la creazione di questo aperitivo che non esiste ancora, cioè sarà creato dai, dai baristi del paese e poi una commissione di esperti valuterà qual è il migliore certo. e diventerà ufficialmente il fiesco questo aperitivo uh, di Montoggio e potremmo venirlo a gustare da quando? da fine mese quindi? Eh, penso di sì perché il 29 c'è l'iniziativa però cominceranno a fare credo degli assaggi prima Io il fiesco, davvero particolare posti da funghi eh Flora, quelli di Montoggio non so se tu conosci non... ah, calma eh, funghi, cioè, scusi eh, non ho capito eh. perché dalle altre parti gli bucano le gomme da noi gli offriamo il caffè e allora poi ce li fregano il tutti fiesco. senta, vedo che lì si sta sfadellando. meglio andare su argomenti più leggeri Cosa sta arrivando io in tavola? Le chicche di castagna con il classico pesto alla genovese. Fantastico, davvero la smorfia è di apprezzamento un po' da tutti, yeah, giusto yeah. il tempo di arrivare in tavola, nel frattempo vi mostro alcune immagini che fanno riferimento alla zona dell'alta Valvolcevra, parliamo di Ponte Decimo, lì un'apertura particolare, ci portiamo già avanti sui temi che riguardano i dolci perché c'è una sfida imprenditoriale che riguarda una ragazza che ha aperto questa sfida, dolci peccati, cake design protagonista, avremo un approfondimento nelle prossime settimane con lei in studio a vera inoltrata nel frattempo ci fa piacere anche mostrarvi proprio queste immagini perché chi fa impresa oggi deve avere un coraggio da leone questa ragazza che si chiama Silvia lo ha sicuramente fa queste creazioni fa tanto altro nel suo bar che è anche pasticceria improntata alle torte e import, improntata proprio al cake design eh, ne sapremo di più ovviamente nelle prossime settimane con lei qui a viaggio in Liguria ma adesso è il è il momento dei commenti a, questa, a questo primo piatto. Possiamo ovviamente avviare le danze, gustare il tutto. Nel frattempo torno da Calcagno. Lei non mangia? Io non mangio. <ride> Io osservo i visi dei, dei partecipanti a vedere se apprezzano la cucina e il basilico. Calcagno è anche un riferimento della Camera di Commercio di Savona che guarda esattamente come la Camera di Commercio di Genova a quell'appuntamento a cui Sergio Rossi, ma non solo lui, tiene tantissimo e spesso ci dice da eh, questi microfoni si tende a sottovalutare. Expo 2015, domani a Savona una riunione molto importante sì, su quel tema. Domani è una riunione importante, ci sarà il. Eh il segretario generale dell'Expo 2015 che faremo una riunione con il presidente, la giunta, le associazioni di categoria questo per impostare anche quello che deve essere una vetrina importante per la produzione ligure, per quello che è le tipicità dell'alimentare, visto che poi sarà le Expo più che altro certo. sulla cucina, sull'alimentare. Certo. Bruzone L'ho preso nel momento giusto. Un commento su Beh, questo primo piatto? Dopo dieci anni a Roma, ogni volta che si ripresenta il pesto è sempre una soddisfazione. Quindi, poi è buonissimo. Poi è un bruzzone buone. con un cognome così di peso ne sa, immagino. La è, è famiglia di Prapalmaro, quindi direi okay. che è abbastanza, una garanzia. Ecco. Sono... Da Prapalmaro. Andiamo a Santa Margherita Ligure e vi mostriamo un festeggiamento particolare: i 50 anni di un noto locale di genere totalmente diverso rispetto a Loca Bianca che abbiamo qui con noi. Lo scopriamo in questo filmato molto particolare montato da un grande tecnico, qual è Batilana. Vediamo. Siamo i fratelli Pezzi, figli di Pietro e Ines, che hanno aperto questa attività nel 1964. Noi abbiamo continuato e adesso oggi festeggiamo i 50 anni. Facciamo tutta la, la produzione della cucina Ligure, compresa farinata, torte salate, primi e secondi di pesce, tutte le verdure ripiene, torte salate di 5, 6, 7 tipi secondo stagione. Sto capisce in umido, sto capisce al verde, è frittata di bacalà, pesce fritto, eh, spada ai ferri, sogliole. Facciamo servizio sia da sporto che dal, da, dal tavolo. Siamo aperti tutti i giorni, e da mezzogiorno meno un quarto alle due e alla sera dalle 18 alle 21. Da 50 anni siamo al vostro servizio. Cerchiamo di accontentarvi anche per il futuro e di tirare avanti ancora qualche anno. Vi aspettiamo in via Cavour 21, Santa Maria di Taligore. Il giorno di chiusura è il sabato. Buon compleanno, lo diciamo anche noi, a questo ristorante di Santa, da pezzi, davvero un traguardo importante, 50 anni di vita, ma questo è Viaggi in Liguria, non caramba che sorpresa, trasmissione di successo di qualche anno fa, succede anche questa Viaggio in Liguria. Bruzzone, cos'è successo? Ci siamo rincontrati dopo 25 con anni, <ride> con la mia commensale qui a fianco. incredibile. E? E, e niente. E non vi siete riconosciuti, no, diciamo. Vero, no, no, no. no io l'ho riconosciuto È ho onore eh, del infatti, vero. Infatti mi sono estremamente rattristato. <ride> mi, ha, mi ha rovinato la serata. Detto, Ma come? Sono, sono uguale. Invece no, purtroppo devo prendere atto di una tragedia. Però grazie perché non ci saremo probabilmente mai rincontrati. Prego, <ride> cara Flora, andiamo un po' nell'entroterra. Posti da funghi, non diciamo Montoggio, diciamo Parco dell'Antola in generale, così il Cucinosofo non se la prende. Come sempre la tradizionale cartolina del Parco dell'Antola, guardiamo. Grandissimo successo per questo primo piatto che è arrivato in tavola. Quale vino abbiamo abbinato? Abbiamo abbinato Pigato Doc 2012 La Palmetta, che è l'ultimo in ordine di data di nostri prodotti. Viene fatto in criomacerazione, previo a un'accurata selezione delle uve. Ricordiamo anche il nome della cantina? Cascina Feipo dei Massaretti. E caro cucinoso, invece, ricordiamo la domanda di questa settimana, che è? I quaresimali che si mangiano in quaresima, perché si mangiano in quaresima? Tante le risposte che stanno arrivando a Viaggi in Liguria, a chiocciolaprimocanale.it, chi sarà più veloce a indovinare e soprattutto lo farà in modo corretto sarà qui, anzi a Palazzo Ducale, la settimana prossima al posto di Flora per gustare il tutto insieme a noi. Adesso ancora tante sorprese, soltanto un brevissimo spazio pubblicitario, pronti a tornare con altri servizi, state con noi. Immagini di Prelà nell'Imperiese, anche i borghi più nascosti e forse ai più sconosciuti in questo viaggio in Liguria. Ma andiamo da Barbara Sgarzi, giornalista, blogger e anche docente universitaria, ricordiamo? Sì, a Trieste. Di social, social media. Social media. Ed è per questo che mi vedi qua. Cosa spieghiamo <ride> agli studenti? Beh, allora sono studenti di un master, un imposto universitario eh, di giornalismo scientifico, quindi spieghiamo loro come usare Twitter e Facebook fondamentalmente, ma anche Instagram dove sto mettendo tutte le foto dei loro piatti per eh, avere nuove informazioni, come fonti di informazioni, ma anche per promuovere gli articoli e le notizie che scrivono. Un blog molto particolare, il tuo Fitu Fetu? Sì, il mio food blog si chiama Fitufetu, perché appunto è da tanto che sono via, ma sono come quei Liguri. Di Calvino che vanno via, ma non ha Liguria nel cuore, e si chiama così in onore di mia mamma, che era, ha sempre lavorato. Quindi, arrivava a casa e diceva: Facciamo qualcosa di fitu feto, ma sempre molto genuino e molto bellissimo. Ecco, cucinato. possiamo vedere delle immagini con l'aiuto del nostro regista Riccardo Cassini che fanno riferimento anche a dei post particolari che tu, nel corso degli anni, hai eh, pubblicato. Ah, sì. La Liguria <ride> non è un paese per turisti. Sì, Bli, scalpore, eh, eh, sì, decisamente, avevo paura Avete. che mettessero una foto segnaletica sul turchino, non mi facessero più scendere <ride> al mare, questo è Blimund, il mio blog non food blog. Cioè hai detto, hai in avvio di trasmissione, siamo visti bene e poi fai questi post. Sì, però è da leggere tutto, perché il titolo facciamo quelli che leggono il titolo, trae in inganno. Io in questo post dico proprio il contrario di quello che sembrerebbe, se noi siamo fatti in un certo modo e se la Liguria è fatta per un certo tipo di turismo, non ha certi spazi, non ha certe possibilità, perché dobbiamo snaturarci e diventare con quella cortesia un po' untuosa che non ci appartiene? Quindi il posta è più una. Un modo di dire, sai come quando hai un fratello un po' scavezzacollo, no? Tu gli dici di tutto, ma se qualcun altro te lo tocca, guai. Certo. Ecco, questo è il concetto di questo post. Ci eh, dirai anche come Milano si sta preparando a quest'Expo, un Expo mm -hmm. che peraltro sarà presente in fiera, Buzzoni. Assolutamente, abbiamo siglato un accordo con l'Expo 2015 che prevede delle operazioni di co-marketing e poi durante l'Expo anche di co-ticketing e quindi come primo appuntamento sarà presente un corner dell'Expo dentro Fiera Primavera per illustrare ai visitatori di Fiera Primavera in che cosa consiste l'Expo. Ricordiamo quando parte Fiera Primavera, lo abbiamo 28. detto. Il 28. il 28 quindi eh, ci siamo pochi giorni d'attesa adesso un altro servizio un servizio esterno non saranno magari all'Expo ma sicuramente eh, fanno ingolosire in tanti nell'entroterra genovese perché la crisi come dire fa emergere anche nuove professioni guardate queste due ragazze cosa si sono inventati sempre nel solco della tradizione con un pizzico tanto di sorriso guardiamo Il camioncino arriva ogni pomeriggio intorno alle 15, mai dopo, accosta e si sistema. Da lì il rito è quotidiano. Si scalda il forno, che all'interno del mezzo è rigorosamente a legna. Si prepara quello che sarà il prodotto da vendere quando calerà il buio. La farinata itinerante la scopre in Valescrivia. Ogni giorno un paese differente per Paola e Gioia, le artefici di una sfida del nuovo millennio. La prima era impegnata nel settore della subacquea, la seconda già commerciante e poi dipendente. L'unione fa la forza e insieme, nell'entroterra, regalano un gusto che rischiava di morire perché un forno a legna non è come quella gas dicono, pensa poi su quattro ruote. Ho visto questa, questa cosa che secondo me è geniale e dopo un, due anni di persecuzione nei confronti del vecchio proprietario sono riuscita a farmelo vendere. Il loro modo ha conquistato e il ritornello quotidiano prosegue da oltre un anno al di là dei giovi. Facciamo anche il castagnaccio, spiegano, ma noi puntiamo soprattutto sulla farinata, unita magari a rosmarino e gorgonzola, ma priorità non dimenticare un prodotto che rischiava di sparire. La ricetta è quella dell'Ottocento dei nostri antenati che avevano una trattoria a Ronco anni e anni fa, nel 1800 e forse anche prima. Le sorelle Gugliari hanno saputo pure ripartire dopo un incidente di percorso causato dal malfunzionamento della batteria che di fatto ha bruciato il precedente mezzo brevettato come quello attuale, ma sono andate avanti e quello che più conta sono felici e trasmettono quel buon umore al cliente. Grazie al gusto, quando la poesia poi lascia spazio allo spirito ligure rispondono così alla domanda sui costi per il mezzo della farinata itinerante. Due occhi della testa, uno mio e uno suo tanto sì anche perché è un prodotto che non trovi sul mercato nel senso è artigianale lo devi far fare poi è tutto in acciaio inossidabile tutto a norme come vuole AS, le varie, la ASLE la burocrazia e non ti dico il prezzo perché mi dai una coltellata all'altra. Non ci dice il prezzo, ma la porzione 3,50 euro. Davvero tanta passione e la particolarità credo che sia davvero il forna legna lì dentro, caro Rossi. Sì, il forna legna sono brave, fra l'altro, queste signore perché poi non è facile lavorare sempre in una condizione di quel, di quel tipo lì: cioè, girare in valle, Schivia d'inverno. Non è che sia esattamente come ai Caraibi, però eh, sono brave. Poi mettono un cartello prima, la gente sa che arrivano, quindi uno va lì, se le trova e si mangia questa buona farinata. Complimenti dunque alle due ronchesi. Facevo io la parte del cucinoso adesso, mentre lui parlava, cercavo già di gustare questo secondo piatto. Di cosa si tratta, chef? gli angus con un burro salato aromatizzato al basilico ed una mille foglie di verdura al pesto. Il fritto di angus è lo stesso che trovate qua, lo stesso che state gustando adesso. Calcagno, mi pare di capire che è il basilico ovunque questa sera. Sì, eh, il basilico ovunque, anche perché andiamo incontro alla primavera, andiamo incontro certo. alla primavera che ci eh, porta nella vera stagione del basilico. Basilico, pensiamo che è una pianta che ama il caldo, una pianta che ama una temperatura dei 18 ai 22, 23 gradi. Le giornate giustamente cominciano a essere primaverili. E, e la pianta del basilico è quando è anche migliore. Certo. Flora, chi cucina a casa? Eh, cucina la mamma, prevalentemente. Io ogni tanto te la cavi? Mm, più che altro i dolci. I dolci. Ci arriveremo tra qualche minuto anche su quella parentesi, ovviamente possiamo ripartire con le danze perché questo filetto non può aspettare oltre. Nel frattempo però vi faccio vedere questo magazine molto particolare, è il magazine di Villa Montallegro, un numero annuale. Distribuito dove Berti Riboli? Distribuito presso i nostri punti e chi poi si confronta con le nostre iniziative, ad esempio al Ducale, viene distribuito in qualunque nostra iniziativa un'iniziativa molto particolare io rimasi colpito dal librettino sulla salute che eh, avete fatto qualche tempo fa come è andato quel piccolo bene, bene, bene divertente, con, eh, consigli utili tra l'italiano e il giovane anche quello è in distribuzione al Ducale per chi venga ai nostri eventi ricordo che i nostri eventi sono assolutamente è, gratuiti e la partecipazione è aperta c'è solo bisogno magari di premunirsi con una prenotazione qualche giorno prima o attraverso il nostro sito chiamando il nostro centralino per evitare di rimanere fuori, come è successo al cucinosofo. Che ah, è rimasto fuori? E l'hanno fatto entrare solo perché lui, lui. Eh. Ma non si è fatto riconoscere al <ride> cucinosofo? Assolutamente, ma è stato è, riconosciuto. Poteva dire, sono quello della televisione. È sì. stato riconosciuto. Cusci me <ride> davano diante. Per permettere ai nostri ospiti di gustare al meglio, gli concediamo giusto 20 secondi con le immagini più belle del territorio spezzino. Ancora una volta, e poi i commenti. State con noi. Pavimentazione Ligure vi invita a visitare i comuni della provincia della Spezia. Pavimentazione Ligure, brugnato. Andiamo anche a vedere che vino è stato abbinato a questo filetto davvero delizioso e allora torniamo dal Benga. Sì, abbiamo abbinato una granaccia IGT 2012, carne. E comunque basilico, Liguria, freschezza ancora del prodotto. Bruzzone, che dice di questo piatto? Come sempre è buonissimo. Sì, allora, eh? Sono solo, la mia famiglia è rimasta a Roma, quindi vengo spesso. Eh. Se volete mi, mi, mi trasferisco in pianta stabile. No? Sì, sì, guardi, no, non c'è alcun problema. E a Milano cosa si direbbe davanti a un filetto del genere? Beh, molto buono e poi questa freschezza appunto del basilico incorporato nel burro è molto particolare. Per me è una serata meravigliosa. Berti Livoli? Concordo, io sarei a dieta per questa sera, diciamo la interrompo. Poi domani si va sul campo da golf? No, sul campo da golf non si brucia assolutamente niente. niente no? Non dica così. Si va a camminare. Dicono che giocare a golf è come rovinarsi una bella camminata. Io, negli ultimi periodi, cerco di andare a camminare con i cani e vaggio giusto nel parco dell'Antona o nel parco del Capanni di Marcarolo. che... Consiglio veramente, il nostro pennino è bellissimo. Berti Riboli ci ha distrutto un mito questa sera. Non si dimagrisce neanche un mezzetto sul gol. No, Anzi, si prendono dei chili perché poi quando uno arriva dopo aver eh, litigato, diciamo, con la palla, generalmente nove volte su dieci ha, è arrabbiatissimo e ha una fame incredibile. Ecco perché lei mantiene la linea, caro Rossi. Eh beh, non so no, perché, perché faccio legna, perché vado con i cani anch'io come prima dottor e Cosa vuoi che giochi a golf? Dica yeah. un po', questo filetto? Questo filetto, bisognerebbe essere più tranquilli e poterselo mangiare perché è un po'. Poi, se, scusate, se lo vuole portare a casa. No, non è che me lo voglio portare a casa. Come la mettiamo che tutti hanno detto che è buonissimo? Perché poi dicono a casa che io dico sempre che è buono. Allora, adesso hanno detto tutti che è meraviglioso. Flora, che dici di questo piatto? È meraviglioso. È meraviglioso. <ride> Fantastico. Ecco e allora, sai cosa facciamo così se lo gusta con calma? Un secondo uno di pubblicità. Lei finisce il tutto e poi ci dice le sensazioni finali di questo piatto. Noi, invece, ritorneremo con una sorpresa molto particolare che riguarda ancora una volta Montallegro. State con noi. Paesini, ma anche le grandi città che ci riproiettono in studio, è il caso di Savona, un filetto letteralmente fulminato. Ma parliamo anche un po' del vino che abbina questa nostra serata, questi nostri piatti. Un vino che arriva da Albenga, ricordiamo anche il nome della cantina Cascina Feipo dei Massaretti. Qual è il vostro prodotto di eccellenza, se dovesse dire? Ma guardi, l'azienda storicamente eh, si è fatta conoscere per il Pigato, è un'azienda che ha portato il Pigato fuori dai confini della Liguria anzi mi ricordo che eh, io ero molto più giovane e eh, era più conosciuto a Milano quasi che in Liguria il pigato dei Massaretti Milano dico perché la, me l'ha messo in bocca a lei Milano però era è vero a Milano ci chiedevano il pigato quando in Liguria ce lo chiedevano pochissimi ancora i ristoranti cara Barbara visto? vedi che è vero <ride> che ci vogliono bene oltre <ride> il turchino <ride> è proprio così e oggi ancora il pigato? ancora il pigato eh, in termini di quantità anche, però eh, abbiamo tirato fuori per noi qualche altra chicca, tipo questa granaccia che è, è, un, è un vitigno che c'è sempre stato in Liguria, però nel 2003 eh, conosciuto nel savonese anche dalle parti di Quigliano, sì, credo. Sì, no? però eh, c'è una differenza. Sì. Quigliano eh, proprio il vitigno è diverso. Questa eh, noi abbiamo piantato Grenache francese che eh, si differenzia da quella di Quigliano è meno tannica è più morbida mentre quella di Quigliano ha maggiore tannicità un colore più aranciato Chiaro, eh, chiarissimo senza fare paragoni quale è più buono sono diverse certo nel frattempo Passiamo dalla vigna alla vasina. Torniamo a Celle Ligure per andare a vedere delle immagini molto particolari della, eh, delle di Paolo Calcagno, che lui stesso poi ci commenterà. Questa è l'azienda agricola proprio in collina a Celle Ligure. Un'azienda che guarda il mare, quindi insomma i dipendenti quando piegano la schiena sono più contenti. È facile raccontarla così: eh. lo vediamo le ragazze in spiaggia, se no guai però da quelle parti vede il suo amico sì. Fabio Fazzi, insomma, proprio sì, lì vicino sì, di casa. Vicino no? di casa, sì sì. Beh, questa è la lavorazione è la abituale in casa propria. Questa vostra. è la raccolta che viene fatta eh, manualmente, questa è una cosa che ci tengo tantissimo a far conoscere, a far sapere ai consumatori e al mondo della ristorazione, perché così viene prodotto come cento anni fa e più. Noi abbiamo mantenuto la, la produzione, sì, questa, queste sono le produzioni che verranno raccolte nei prossimi, nei prossimi giorni, e la tradizionalità nella coltivazione, così non si perdono gli aromi, i sapori, perché è importante essere attrezzate le aziende verso il futuro con tutta la massima tecnologia possibile, ma la cosa importante è la produzione non si può cambiare. Ecco, lei l'ha detto come un fatto banale: 20 dipendenti, io invece lo, ehm, lo sottolineo nuovamente, lo ribadisco: 20 dipendenti a Celle Ligure, un'azienda totalmente o quasi rivolta al basilico, credo che sia un numero stratosferico davvero. Eh, I vostri prodotti arrivano oggi un po' dappertutto, partono da Celle. Questa sera abbiamo la dimostrazione di Santa Margherita Ligure con eh, questo ristorante. E poi dove? Sì, noi la maggior produzione viene consumata nel Genovese, nella provincia di. Genova certo. e due volte alla settimana siamo a Milano e nella primavera e nell'estate e nell'autunno eh, Londra due volte alla settimana nei migliori ristoranti. Questo è un bellissimo... Ti devo aspettare ancora un po' a dircelo, questo non eh, l'ho so, mai saputo. Ma giustamente, bisogna <ride> piano piano far conoscere, <ride> perché uno sembra che... Se no sembra quello che ci dà soddisfazione da anni, sempre di più, che il mondo della ristorazione ci apprezza. Certo, ci apprezza. certo, è proprio così: a pesto comandiamo? <ride> Ci stiamo, allenando. Ci stiamo allenando. Ci stiamo allenando. E allora io vi dicevo prima che ci avviciniamo ovviamente al dolce. Ci sarebbe stata una sorpresa che riguardava eh, Montallegro. Berti Riboli ha detto: Si aspetteranno forse un'operazione a cuore aperto. No, non è così. No, no, no. <ride> C'è invece un'iniziativa che riguarda voi, una ricetta molto particolare che fa parte proprio di quella rassegna di cui si diceva prima. Sì, è stata la, la ricetta, una delle ricette che vengono proiettate. Il format è appunto poco spazio ai medici, nel senso che i medici rispondono alle domande che gli vengono formulate, ci sono due ricette, ci sono due schede alimentari sui principali eh, diciamo, ingredienti della ricetta, c'è una scheda sul movimento, perché ricordiamo che alimentazione e benessere... Certo devono venire associate, cioè il benessere deve venire associato anche a un buon movimento e questa è una delle ricette appunto. E allora noi ce la guardiamo insieme aspettando il dolce che arriverà qui a chiudere questa nostra serata di viaggi in Liguria pronto dalle parti della cucina di Santa Margherita, ma adesso proprio quella pillola che arriva dalla villa Montallegro. Guardate che ricetta. Perché in tutto questo, come succede adesso nei programmi televisivi alla moda, c'è sempre un, un grande chef, è Fabio Fauraz, che ci insegna a fare una ricetta e ce la fa inviandocela via video. Yogurt, mirtilli e riso soffiato, un dolce sano, ma goloso. Ingredienti, una vaschetta di mirtilli, 250 g di yogurt, 20 g di riso soffiato, 20 g di zucchero, un cucchiaino di miele. Andiamo a cuocere i mirtilli, ho messo un goccino d'acqua nel contenitore, aggiungo i mirtilli, lo zucchero. Andiamo al fornello. fuoco medio alto e faccio cuocere per una decina di minuti. Nel frattempo vado a preparare lo yogurt. Uno, due, tre. Aggiungo il miele allo yogurt per addolcirlo. Se volete potete anche non metterlo, se vi piace più un contrasto acido potete anche non inserirlo. mischiato, scelgo i contenitori da metterlo. Controllo la cottura dei nostri mirtilli in modo che non attacchino. I mirtilli sono pronti e ora ci prepariamo a servirli. Ho scelto dei contenitori, dei bicchierini, anche un po' antichi, della nonna, però sono molto belli ed eleganti. Siamo i mirtilli, poi aggiungiamo lo yogurt, e poi il riso soffiato. Mettiamo solo da un lato in modo che riusciamo a vedere dentro cosa c'è. Un bel dolce, sano, goloso. E questa è la ricetta montata magistralmente da Riccardo Cassini, un doping straordinario, credo, Berti Riboli per chi va a giocare a golf. Questo, assolutamente, è un, è un dolce che va, fa fare tanti birdie e tanti eagle. Direi, no, a parte gli scherzi rispetto a quello che ho detto prima, secondo me il golf è una disciplina non sportiva, perlomeno ai nostri livelli ma è un bellissimo passatempo che va alternato con le giri, con i cani, la bicicletta eccetera, no scherzo, è una cosa da giocare, si gioca ovunque, si gioca nelle più belle parti del mondo, a me farebbe molto piacere se passando l'appennino, si venisse a giocare a Colline del Gavi. Sicuramente, verremo a trovarla così abbiniamo il golf anche alla buona cucina da quelle parti. E in rete che si dice? In rete apprezzano moltissimi i piatti, ci stanno invidiando molto, come potete immaginare, e quindi io continuo anche con questo, a fotografare e a, a condividere. Sicuramente, tra l'altro c'è un ebook che ti riguarda, ne vogliamo parlare? Sì, è un ebook che non ha niente a che fare con la cucina, purtroppo, prima o poi lo farò. È un ebook che ho pubblicato 15 giorni fa, 20 giorni fa, di interviste ai protagonisti dell'editoria italiana e straniera, quindi i direttori editoriali e generali di Mondadori, Feltrinelli, Rizzoli eccetera e che ci raccontano come usano i social network per promuovere i libri quindi come promuovono autori, scrittori, collane e titoli nuovi su Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest anche un po' per sopperire a questa grande crisi nell'editoria e quindi cercare di alimentare il passaparola sui libri e lei li conosce tutti i nomi che ha detto alla fine? no ma che, che razzi sono? <ride> di cosa stiamo parlando? non è vero no, l'ultimo io... com'è? Pinterest. Che sarebbe? Pinterest è un social network per immagini, solo per immagini, quindi crei una sorta di bacheca come quella che avevamo, non so tu, ma io sì, in cameretta, con le foto strappate e attaccate con le puntine, ma lo fai online. È molto molto bello da vedere e poi non ha il problema della lingua, per cui tu metti queste foto splendide e un americano, un inglese che anche non... Quindi Capisce video, la ricetta, problemi. le vede e le comprende. E sentiamo se l'americano può apprezzare anche quello che ci racconta il nostro chef Loca Bianca, Santa Margherita Ligure per chiudere questa nostra serata, che dolce. Beh, mi auguro di sì. Su dolce siamo stati un pochino più audaci, eh, perché accostare il basilico con dolce non è facile. Abbiamo fatto un latte in piedi, profumato alla grappa bianca, servito con una crema inglese leggera al basilico e una foglia di basilico caramellato. Fantastico. Latte oh, in piedi, è simile a una panna cotta, <ride> però è più leggera perché noi utilizziamo più latte che panna nell'impasto. Ah, grazie. Dove sì. mi troviamo a Santa Margherita? Via 25 Aprile al numero 21, centro storico. Un centro storico. Sì. Bruzzone, come cucina alla fiera? Come sarà? Beh, ci saranno le carrellate classiche di, di ristoranti che ogni anno trovano posto all'interno del quartiere. E dicevamo prima che quest'anno abbiamo anche uno spazio sulla ristorazione su quattro ruote o su tre ruote. C'è questa nuova moda no? delle, delle Apecar eh, riattate, modificate, e quindi ne avremo tre esempi di pizza: di prodotti di eh, frittura di pesce e panisse, quindi insomma, anche dei prodotti tipici della nostra tradizione. E lì alla faccia della linea, insomma. Ma io ormai ci rinunciato. <ride> Flora, tutto bene? Sì, sì. Possiamo gustare con tranquillità, come dice il cucinoso, fa anche questo ultimo dolce. Molto volentieri. Pronti via, noi gustiamo, ve lo raccontiamo ovviamente tra qualche secondo, ma le sorprese non sono finite, state qui. I commenti fuori onda sono sempre i più belli. Come vi raccontiamo ogni mercoledì sera, Bruzzone, cos'è che non avrebbe mai detto? L'accostamento audace, ma assolutamente calibrato, molto, molto buono. No, no? Credo che sia il migliore complimento, Beh, chef. Sì, assolutamente. Sì. Voi Beh, avete anche un sito internet, sito lo ricordiamo? www.hbianca.it, sia su fisso che su mobile. Ma ricordiamo soprattutto i collaboratori di questa serata, che in modo maleducato il conduttore non ha ricordato? Ma ci mancherebbe Christian, il mio aiutante in cucina, la mia dolce metà, Sara, ma chi e comanda? Cesare, lei. Certo, in cucina io ci provo ma a casa comanda lei quindi, E Cesare è il nostro giovane collaboratore Con questo splendido <ride> dolce è arrivato anche un vino di chiusura molto particolare Torniamo dal Albenga allora Un vino bianco da uve di pigato passito L'appassimento Vendemia 2012 Parzialmente ancora sulla pianta E finale su, con i grappoli appesi in un magazzino arieggiato Le vostre bottiglie dove si possono trovare? Direi in tutta la provincia di Genova e Diamo due punti di riferimento su Genova proprio L'Enoteca eh, in Via dell'Ombra, il Canto delle Vigne O in Piazza Colombo, l'Enoteca Sola Ricordiamo il marchio vostro Cascina Feipu dei Massaretti Esattamente anche, sì, sì, okay. sì, sì, vendono sì, anche, sì. anche online. Abbiamo perso l'inquadratura delle due ragazze con il bicchiere in mano. Mm. Mi sembra che ve la passiate bene, insomma. Il rapporto col vino È ottimo. È ottimo sì. eh, con qualche preferenza? Mm, no, direi che rossi, bianchi, non... a Vabbè. seconda di quello che si mangia. Ruzoni, una parola per un appuntamento importante nelle prossime ore che riguarda il vostro mondo, il mondo della fiera di Genova. Sì, domani presentiamo in Camera di Commercio l'iniziativa che ci vede gestire a livello europeo un quartiere non fieristico ma commerciale a Shanghai. Quindi un, andiamo a gestire questi 18.000 metri quadrati all'interno di, di un quartiere commerciale e andiamo a fare non manifestori fieristiche ma temporary shop. Quindi, un impianto, quindi un quale utilizziamo. Come obiettivo? L'obiettivo è portare la piccola e media impresa italiana con un meccanismo assolutamente competitivo dal punto di vista economico e, e prima di tutto la piccola e media impresa ligure. Certo. Quindi, insomma, uno sforzo organizzativo che ci consente, pur avendo un momento diciamo, dal punto di vista finanziario non felice, di andare a fare sviluppo. Questo credo che sia un segnale importante certo. di, di ripresa, no? di voglia di confrontarsi anche sui mercati internazionali. A me fa piacere invece ricordare l'evento prossimo di Viaggio in Liguria martedì a partire dalle 18 Viaggi in Liguria a Palazzo Ducale, un evento molto particolare, lo abbiamo ricordato all'inizio di questa trasmissione. Lo rifacciamo adesso, caro cucinosofo. Sì, è un dialogo intorno alla cucina che prende spunto da un ricettario del 1865, il ricettario genovese. E da lì si partirà dialogando appunto sulla cucina, su come sono cambiate le ricette, su come è avanzata e progredita la tradizione, eccetera. Con eh, una cucina curata in quel caso dalla brinca. Dalla brinca. Sì. Ingresso aperto a tutti, aperto al pubblico, al costo di 7 euro. Necessario per prenotarsi presso le biglietterie di Palazzo Ducale. Ingresso gratuito, invece, per chi indovinerà per primo la domanda del Cucinosofo di questa serata che abbiamo posto a inizio trasmissione, che ripetiamo adesso. Eh, perché si, si mangiano. No, no no, eh, no, 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 non è che me la sono dimenticata, è che bisogna dirla giusta perché se uno dice perché mangi i quaresimali? Certo. perché in quaresima, eh, no, certo. perché si mangiano i quaresimali in quaresima c'è una ragione. E se date anche la ricetta, noi siamo anche più contenti. Se portate i quaresimali, siamo ancora più contenti, <ride> soprattutto se siete viaggi Viaggi Liguria, chiocciola primo canale.it per rispondere e venire con noi martedì dalle 18 a Palazzo Ducale. Mamma e papà, magari ci stanno provando. Eh, ma non è tanto esperta di computer. Berti Riboli, invece, ci siamo dimenticati qualcosa di dire? No, semplicemente visto che parliamo di Ducale, gli appuntamenti al Ducale: certo. sabato 15 marzo alle 10 del mattino, poi giovedì, quattro giovedì che saranno il 27 marzo, il 3 aprile, l'8 maggio e il 22 maggio. Quattro appuntamenti: il primo, ricordo, era stato per la donna, gli altri sono dedicati allo sport, al cuore. Allo star bene a tavola, al non ingrassare troppo, o comunque al non invecchiare a tavola. Certamente, sottolineatura particolare anche per questo. Calcagno. Andiamo verso la chiusura mostrando anche la targa che abbiamo al centro della nostra tavola. Un riconoscimento molto importante per voi. Eh, voi che, insomma fate basilico in un modo particolare e avete iniziato a farlo in quel modo prima di tutti gli altri. Sì basilico prodotto con biomasse, riscaldato con biomasse siamo stati dei primi e eh, costruendo anche in più una centrale sottoterra cioè che dall'esterno non si vende cioè non diamo impatto visivo alla costruzione della centrale e non diamo eh, cattivi odori o inquinamento nell'ambiente per scaldare nelle serre e questo è stato un premio che ci ha fatto molto piacere, inaspettato perché io non, non pensavo certo. eh, a questo successo, eh, dato da Lega Ambiente e dall'Enea, il secondo premio nazionale, l'unica azienda ligure che ha ricevuto. Questi quattro anni di edizioni, la prima volta, la prima azienda ligure che porta a casa un certo. premio così. Un saluto Questo. molto particolare a chi non è voluto venire eh, davanti alle telecamere, la collaboratrice speciale di Paolo Calcagno, la figlia che si chiama la figlia Siria Che abbiamo visto prima in alcune foto dove comincia con lei, anche il fratellino. Il futuro dell'azienda. Il futuro, da, diciamo che sia il futuro dell'azienda che quello, se si semina per i giovani. Un grazie per in questa serata anche a Barbara Sgarzi, blogger, docente universitaria, giornalista. Eh, commento positivo da portare sì, a Milano? decisamente grazie a voi. No, è stato un onore per me tornare a Genova, lo è sempre. E sappiate che mi porterò via un mazzo di basilico. Se Calcagno è d'accordo... <ride> Perfetto, è a disposizione degli ospiti. Perché, Perché questo è un regalo, non lo trovo a Milano, regalo, mi dispiace. Ma il pesto a Milano come lo fanno? Ah beh, me lo porta la mia mamma. A me così. lo porta mia mamma, io lo faccio quando compro il basilico qua, lo porto su, sono un po' maniaca. Cucinoso, <ride> c'è anche qualcuno che non mette l'aglio nel basilico? Beh, diciamo la verità, c'è anche qualcuno che ha diciamo una sorta di allergia all'aglio, quindi non può mangiare l'aglio. Qualcuno per ragioni di alito fiorito non, non usa l'aglio, in realtà il pesto sarebbe con l'aglio e se si vanno a vedere le ricette antiche ce n'è tanto aglio, però vabbè, ognuno oggi si adatta come può. E non le ho chiesto un commento su questo dolce? ero impegnato benissimo io Quindi... invece vi ricordo a tutti come sempre la possibilità di rivedere tutte le nostre puntate attraverso il sito internet viaggioinliguria.it l'archivio completo con questa home page e poi tante altre sorprese ma vi ricordo anche come sempre facciamo ogni mercoledì sera il canale 213 welcome tutte le immagini da levante a ponente passando per l'entroterra un canale curato da Riccardo Cassini, queste immagini e tante altre. Commento finale invece è a chiudere questa serata di Flora, con lei che eh, ha indovinato per primo la domanda di due settimane fa, il eh, fungo di primavera. I funghi più, più noti di primavera. Tutto a posto? Sì, tutto a posto e penso che ritenterò <ride> <ride> la fortuna. Non c'è un limite, assolutamente. Bruzzone dal suo osservatorio e poi lo chiediamo anche a Barbara, siamo indietro sull'Expo? Beh, è una domanda difficile da rispondere. Sicuramente la Liguria è stata la prima a rispondere alla chiamata dell'Expo. Quindi diciamo che se siamo in ritardo, noi siamo i primi e quindi siamo meno in ritardo degli altri. E lei sperava che il giornalista con i fumi dell'alcol dimenticasse la domanda iniziale, no. ma farete uno stadio dalle parti della fiera? Noi no, quindi non siamo noi a decidere <ride> certo. questo tipo di, di intervento. Ma ci sta secondo lei? Di bisogna, ma, volendo, si può fare di tutto, però, direi che è molto, molto difficile, ma anche dal punto di vista finanziario, perché costruire in una zona così richiede certo. investimenti, che in altre zone richiederebbero meno investimenti. Barbara, si sì, muove Milano sull'Expo? Sì, si muove, non magari velocemente, non bene come tutti vorrebbero, però ci sono dei bei progetti in corso, la Liguria è molto vicina e farsi scappare un'occasione così sarebbe assurdo. Rossi, lei dice sempre, ogni settimana non ci rendiamo conto di quello che davvero può rappresentare quella vetrina. Sì, soprattutto io spero che ci si renda conto che l'Expo è solo un momento, cioè è un attimo, è pochissimo, ma l'Expo bisogna sfruttarla per dopo. Per prima e per dopo. È quello l'obiettivo, perché andare all'Expo siamo capaci tutti: spendi un po' di soldi, certo. metti lì un po' di ambaradan e via, ma è il dopo che conta, perché noi abbiamo bisogno del dopo. Tutti quelli che fanno turismo, certo. che fanno cibo, quelli che, fanno, che lavorano nel mondo della promozione del territorio. E aspettando l'Expo, ricordatevi la prima fiera in ordine di priorità, la fiera primavera proprio a Genova, a partire da fine mese. Grazie davvero a tutti, Calcagno! Fare come fanno i contadini, seminare per i giovani, per il futuro. Perla di saggezza. Con questa ci salutiamo. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie ai nostri chef grazie. e a chi ha seguito il tutto con l'arte del vino. Vi ricordo, martedì prossimo, ore 18, Palazzo Ducale. Viaggio in Liguria, a proda là, nel cuore di Genova, con tante sorprese. Se vorrete potete seguirci anche lì. Come sempre, diciamo allegri.